noi, il futuro migliore con voi. I poteri particolari per salvare il nostro mondo che sta andando a rotoli. Finalmente è tornato. L'eroe più grande degli ultimi anni è nuovamente pronto a combattere il crimine. Sì? Che è? Pronto, Man-Man! Abbiamo bisogno di lei! Io l'ho già detto che sto in vacanza coi bambini. Non riesco a venire proprio. Chiama qualche altro supereroico. Ma Man-Man! Man-Man. In una città che non dorme mai, in un presente dal futuro ombroso, il crimine non va mai in vacanza. Ma Man-Man sì. Tre mesi l'anno, tra l'altro, a Follonica, con i figli. Cioè, tre mesi a Follonica, che palle. Benvenuti, signorine. Sono il sergente maggiore Pallina. Statemi tutti a sentire. Sì, signore! Abbiamo un nuovo nemico in città. C'è un criminale potentissimo che sta seminando il panico e dobbiamo catturarlo. Basta chiamare un supereroe e ci fa il lavoro al posto nostro. No, caro mio, non in questo caso. Di solito, se c'è un super cattivo, c'è sempre un supereroe che gli dà la caccia. Ma in questo caso, signori, il cattivo è un uomo. Un uomo normale. Aia. Mio Dio, ma è terribile! Ci vuole un uomo per fermare un uomo, e non un supereroe. A dir la verità, una soluzione ci sarebbe. C'è un supereroe che agisce, pensa proprio come un uomo normale. Lui potrebbe salvarci. Spiegami meglio. Toh, vabbè, ascolta lo speaker, che ora parte l'iscrizione con gli effetti sonori e i fulmini. Un giorno, un comune uomo, dopo una lite per un parcheggio al centro commerciale di Sesto San Giovanni, fu morso da un altro uomo. E allora? Un giorno si trasformò in Man-Man. L'uomo uomo. Metà uomo e metà uomo. Non ha poteri. Signor Man-Man, abbiamo bisogno di te. Ho capito, ma adesso proprio mi trovo in un momentaccio brutto, sinceramente. Ma che stai combattendo contro il titano Adamor? O stai sconfiggendo l'organizzazione criminale Derpa? No, che cazzo stai dicendo? Stai sgominando il famoso gruppo I Cani con la Rogna, il gruppo paramilitare paracetamolo. Sto pulendo la casa, che domani mi viene mia suocera e mia moglie. Ci sta tutto il fornello ingrossato di merda. Ma come? No, signor Man-Man, però noi abbiamo un problema qua, c'è un nuovo criminale in città e lo dobbiamo sconfiggere, e senza di te non lo possiamo fare. Ma io che devo, provate a spararli. Non si può spiegare meglio. Gli sparate nella faccia tante volte. Vedete che poi qualcosa succede, muore almeno. Grazie, signor Man-Man, ma quindi con la pistola? Pistola. Seguiremo il suo consiglio. La saluto, arrivederci. Sì, saluti la signora e pure la suocera. Fammi fare. Ma che eroe. Ancora un'altra volta la città è salva grazie ai normalissimi poteri di Man-Man, l'uomo uomo. E chi era al telefono? La polizia. E che voleva? Sei ancora andato a fare il cretino al circolo? No, aveva sbagliato numero. Bada bene, bada bene. Continua a pulire che mamma arriva domani alle 5. Porca puttana! Certe volte gli uomini riescono a fare cose straordinarie. Altre volte no. No. Man-Man non riesce a fare un cazzo. Vabbè. Ma su una cosa si è sicuri. Cosa ti è sicuri? Lui lotterà sempre per la nostra libertà. No. Supereroi! No. Grande merda! No. I supereroi! Non ha un potere! E muori! Poteri particolari! Per salvare il nostro mondo! Mondo! Che sta andando a rotoli! Nella prossima puntata Mad Men contro Super Super! Carissimi ascoltatori, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Mazzoli, dalla settimana prossima, avrà troppe ore libere, visto che lo zoo chiude per ferie. Quindi, se lavorate in qualche radio o in qualche televisione, il bambino senza amici sarà felicissimo di produrvi video e jingle gratis. Fatemi sotto. Noi siamo lo zoo. C'ho da fare con sti cubani di merda, vai tranquillo. Tutta l'estate. Ferie, chi cazzo va in ferie? Io! I comunisti di merda, i fancazzisti. Io, Anche i grazzi.